Lei è Diana, russa, da 17 anni vive in Italia dove lavora come barman. Lei invece si chiama Dasha ed è ucraina. Vive in Italia da 8 anni e studia criminologia all'Università d'Annunzio. Insieme, in un abbraccio, ci dicono: siamo fratelli e sorelle, nessuno di noi vuole la guerra. Le due giovani danno una mano all'associazione Betel di Chieti. Giovanni Volpe, il responsabile, parla inoltre della grande generosità dei teatini e degli abruzzesi. Stracolma la sede di via Pescasseroli di Pacchi a Chieti Scalo, dove è possibile portare generi di prima necessità da spedire alla popolazione ucraina. È vero che molti russi dicono: noi non siamo a volere la guerra, ma è Putin a volere la guerra. Sì, è vero, io ho anche mia zia comunque al paese mio, mo che ha iniziato a fare la guerra, mia zia sta dicendo, sta spaventando comunque. Vuole venire qua, cioè non vuole lasciare le cose a paese mio, però. E comunque sono parecchie persone che hanno bruciato anche i suoi passaporti russi. E io mi vergogno pure perché non va bene, ma si arriva a questo punto. La mia zia, per dire, si vergogna di essere russa, perché comunque cittadini che c'entrano. Non è giusto che tu fai questa guerra e che ci rimettiamo noi comunque. Non è che ci rimette lui, ci stiamo rimettendo noi. Tante le manifestazioni dei russi in strada che purtroppo però vengono represse. Sì, è vero, perché a Putin non gli va bene, come che ha bloccato il telegiornale in Russia per non far vedere anche qua quanti morti c'erano. Qual è la situazione nel tuo paese? Beh, situazione. Una situazione brutta, pesante, che strappa il cuore. Quando stai qui e c'hai parenti di là che vanno in guerra, combattono, ci sono dei bambini, è brutto. Chi hai lasciato in Ucraina tu? C'ho mia nonna e mio nonno, mio padre, i miei zii con i nipoti. C'è coprifuoco, la gente non può uscire di casa, si nasconde sottoterra, chi può, perché ci sono le sirene. Quando ci sono le sirene significa che possono bombardare. E non si sa mai dove e quando. Cioè, ho più contatti con mio zio, che ha deciso di non venire qui, perché noi l'abbiamo chiesto di venire qui con la famiglia da noi. Lui ha deciso di no, ha detto che deve andare a combattere per il suo paese e sta lì. Da sempre gli ucraini e i russi sono fratelli, sono da sempre fratelli. È brutto vedere che c'è la guerra tra persone che parlano la stessa lingua, è bruttissimo. Io assolutamente non c'è l'odio per i russi, non ci sta questa cosa, perché ci sono tante persone che non lo vogliono. Giovanni Volpe, delegato della Betel Chieti, voi avete intrapreso questa raccolta di fondi, di generi, di prima necessità per la popolazione ucraina. Abbiamo trovato un popolo abruzzese, non solo di Chieti, ma abruzzese che ha appoggiato appieno questo progetto. Ci vengono portati prodotti di prima necessità, come stiamo chiedendo, a valanga proprio. Abbiamo riempito in 2 giorni 20 bancali di prodotti pronti per essere caricati. Tra l'altro, questa, mi dicevi prima, è solo una piccola parte, perché la grande stragrande maggioranza dei pacchi è in un deposito dove? Sì, praticamente un imprenditore gentilissimo di Chieti ci ha donato, ecco, ESA Service ci ha donato un deposito dove stiamo slogando tutte le scatole pronte per essere caricate. Voglio anche dire che la Betel Italia lavora da 11 anni in Italia, ok? Noi siamo da 2 anni qui a Chieti e è il primo banco alimentare evangelico, ecco, ci tengo a dire perché è così. Adesso nascerà una bella amicizia tra di voi. Certo, lo spero, io guardo, sono qui davanti. Assolutamente sì. Non è un problema. Anche perché pace, se non sbaglio, sia in ucraino che in russo, seppur con pronuncia diversa, si dice nello stesso modo. Mir, mi confermate? Mondo, mir. Sì, mir.